Abbiamo già capito dalla musica chi è tornata a trovarci. Eccoci, tornati a bordo del nostro camper, precisamente dalla cucina, perché siamo in compagnia del nostro macellaio di fiducia, Simone Fracassi. Buongiorno. E oggi prepariamo le polpette dalla Toscana con furore. Le polpette perché sono buone anche fredde. Sì. Si possono mangiare di pasto, si possono mangiare a merenda. Posso mangiare sempre, piacciono ai bambini, piacciono a tutti. Mettono d'accordo tutti, vero? Allora, da dove si parte, Simone? Si parte dalla scelta del taglio. La ciccia. Si va dal macellaio e si prende il taglio più economico, quello per fare il lesso, cioè il brodo. E lo mettiamo in acqua abbondante a freddo. Il taglio è punta di petto o eventualmente biancostato. Oggi abbiamo scelto la punta di petto. Oggi è punta di petto. La punta di petto che una volta, in base al tipo di carne, maschio o femmina, diventa in questo modo. Okay? Come vedete, colore chiaro, la bestia vuol dire che ha mangiato bene, e noi ce lo andiamo a mangiare come bollito. Okay? Una volta che abbiamo finito il pasto, quello che avanza ce lo mettiamo da parte. Okay. Lo facciamo freddare. Sì. Eccolo qua. E otteniamo questo. E lo tritiamo. Sì. Io in questo caso l'ho macinato. Sì. D'accordo? Ok. Tra l'altro c'è anche il contorno, perché qui è messo carote, per sedano. Fare un grandissimo brodo hai bisogno di biancostato e punta di petto e impreziosirlo con i sapori del vegetale, quindi sedano, carota, cipolla. Quindi carne e verdura. Quindi sedano, carota e cipolla. E cipolla. Classico. Quindi noi prendiamo la carne avanzata e andiamo ad amalgamare i vari ingredienti. Vediamo. Mettiamo prima gli aromi. Quindi iniziamo dagli aromi. Sappiate che in ogni casa c'è la propria ricetta. In casa di mia nonna, mia mamma e mia moglie, perché è lei che cucina in casa, c'è il limone. Scorzetto di limone. Sì, attenzione a non mettere il limone a gocce, attenzione a non mettere il bianco del limone. E noi toscani, via le streghe, via tutto, ma soprattutto sapore. Aglio. Così, in questa quantità. Sì. Un po' di prezzemolo. Sì. Sta bene un po' ovunque. E poi andiamo ad amalgamare un po' così, in questo modo. Okay, una volta che abbiamo messo questi ingredienti qui, andiamo a mettere la patata. Com'è la patata? È pure la patata. La patata lessata. Sì. Schiacciata, le ha schiacciate. Sì, con la forchetta. Con la forchetta. Una volta che abbiamo messo anche la patata, cerchiamo di lavorarlo. Sì. Una volta che abbiamo lavorato il tutto, in questo modo, dopo lo dovremo fare anche con le mani per amalgamare ancora meglio, aggiustiamo se serve con un pizzico di sale, ma non molto. Perché? Perché andremo ad aggiungere un qualcosa che dà ancora più gusto a tutto, che è il parmigiano reggiano. Ah, ok, quindi sale quanto basta, perché poi aggiungiamo anche il parmigiano, perfetto. Sì, buona pioggia. E poi impastiamo. E impastiamo. Questo poi si può fare anche a casa con tutta la famiglia, con i bambini, cugini, zii, nonni, nipoti. Basta, l'ho finito. Una volta che abbiamo impastato abbastanza bene, prendiamo un uovo. Il tuorlo tutto intero? In casa mia lo mettiamo tutto, perché solo il tuorlo lo rende un pochino più compatto, mentre invece mettendolo tutto lo rendiamo l'impasto un pochino più morbido. A casa del Simone Fracassi si mette tutto l'uovo. Sì. Ok. Mettiamo un po'. Mi rilassa vederti cucinare, Simone. Pensa che non lo faccio. Non è il mio hobby preferito. Ok, si aggiunge l'uovo intero. E andiamo ad impastare. Di nuovo a lavorare l'impasto. Sì. Se durante la lavorazione ti accorgi che è un pochino asciutto oppure manca un po' di morbidezza, allora puoi usare del pan grattato anche per renderlo ancora più morbido. Okay. Ecco, come vedi si sta amalgamando, è giusto. Okay. Guarda, sta prendendo proprio tutto e diventa duro. Senti Simone, io intanto ho messo l'olio. Vedi se la temperatura, se va bene, come si fa per vedere se... Allora, se o si butta un pochinino di sale, è vero? Vedi un po'. Ah, vado? Oh. Vedi un po'. Proviamo un attimo. E facciamo delle palline, in questo modo. La classica forma.
Quasi, eh? Ci siamo quasi? Abbiamo ancora un po' di tempo. Vedi tutti gli autori come si avvicinano, eh? Gli operatori, tecnici, queste palline. Ringraziamo sempre tutti, eh? Io vi dico che siamo quasi pronti, sì, perché sì. No, aspetta, non è finita, non è finita. Quello dalla gara. Assolutamente, bisogna accelerare, però per friggere bisogna anche andare a mettere un po' di farina. Giusto. 50-50, sì, farina e pan grattato. Benissimo. Okay. Mischiamo bene. Questo è al massimo. Sì, sì, è al massimo, guarda. Io alzerei un po'. Poi, per facilitare una buona cottura, andiamo a dargli una forma tipo disco volante, in questo modo. Vedi? Non a sfera. Non a sfera, in questo modo andremo anche più velocemente. Sì. Andiamo a passarla. Prego. Vai, ma qua. Occhio, eh. Siamo un po' indietro, aumenta un po'. Lo sto dicendo, non mi ascolta. Alza, alza, alza. È alzato. No, questo. Ah. Mi metto gli occhiali a e sette, vediamo un po'. La diretta è bello per questo. È il bello della diretta, camper. Non solo vi porta in vacanza per vedere il bello del nostro paese, ma anche il buono del nostro paese, come le polpette di Simone Fracassi. Sì. Lo sai che avevo previsto tutto questo? Posso? L'avevo previsto. Non so. Perché l'elettronica spesso... No, questo sta aumentando il sopra. Vai. Questo sta è... Sta andando. È questo, vai. Fidatevi. Sta andando. Ma perché la cucina è di Roberta. È sua, lei l'ha ordinata tanti anni fa. Esatto. Va bene, comunque ci siamo. Sta andando. Noi vai. Continuiamo. Sì. Comunque. Siamo tanti, quindi preparati un po'. Te puoi fare tutto, sei la regina qui. Oh, che brucia. Anzi, oggi anche in cucina, va non bene. Non è la regina, guarda il vestito di Roberta Morise, ecco, sei il nostro sole oggi. Oh, ma grazie, grazie. In un momento così di difficoltà, anche della natura, bisogna salvaguardare anche le belle api. Simone, tu sei carino. Sappiamo tutti che purtroppo l'uso di tante cose non facilita la vita delle api. Fatto un cambio pit stop che di là è più veloce. Guarda un po', è semplice, lo vedi come sta? No, no, schiaccialo, no, senza tenerlo basso, così. Così? Sì. Okay. E poi passo qui. E poi lo devi ripassare leggermente e lo passi qui. E ti rimane bello compatto. Ci siamo? Sì, vedi? Sta sfrigolando. Sta sfrigolando? Vai, ho ora fatto parte. Un cambio ora gomme. Parte. Perfetto. Piano piano ce la possiamo fare. Senti Simone, consigli di girarla ogni tanto la polpetta, cioè il disco? Allora, il disco va girato due volte. Due volte, per cui gli devi fare due passate per parte. Ok, tanto sta friggendo bene bene. Ma voi non mi avete chiesto una cosa, come mai friggi con il pan grattato? Pure rimproverati da Simone. La croccantezza, l'ho presa dalle polpette. Bravo, bravo. Non è la croccantezza. Andiamo ad aggiungere più croccantezza, ma anche morbidezza, perché altrimenti si seccherebbe Simone, troppo. Simone, ho fatto un cuore. Mamma mia. Ti voglio regolare una polpetta a forma di cuore. Oh, sta sfrigolando, Sta sfrigolando, lo Dai. So. Mettiamone anche un'altra. Ma cuore. Poi anche un'altra. Questo. Siamo tanti, qua in studio. E poi mettiamo anche il cuore. Vai. Guarda come va. Tac. Perfetto, ci stiamo anche un po' prendendo la mano e divertendo. Sì, divertente, come una bimba. Vai. Giro? Ci siamo? Sì, ora noi chiaramente... Questa deve ancora andare un minutino, sì. Però avendo previsto tutto... ma io lo so che tu l'avevi già preparato, ti ho visto prima. Mi sono dato da fare prima. Fammi vedere questa meraviglia. Eccola qua, questa. Faccio l'ultima. Bella dorata, wow. Quando non c'è la telecamera che ti insegue vengono anche tutte belline, peperino, tutte uguali. Guarda lì, ecco. Che meraviglia! Fantastico. Questa è la polpetta, si vede bene l'aglio, dentro. Si vede bene il prezzemolo. Stupendo. Questa è la polpetta. Ragazzi, buon appetito. Un grazie. Applauso, grazie Simone Fracassi. Qualcosa. Rimani qua, non andà via. Roby, t'ho visto. Me l'ho offerto Simone. Vieni.